Signori, buonasera. Aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I decreti stanno arrivando goccia a goccia, sì, in modalità stillicidio, ma questo perché noi italiani le dobbiamo assorbire piano piano le disposizioni e soprattutto abbiamo bisogno di tempo per capire come aggirarle. Sì, perché a noi non ci piace essere comandati, no. Dobbiamo decidere noi. Fino a 10 giorni fa, le chat delle mamme dei bambini in età scolare erano un bagno di sangue. Chiudete la scuola! Assassini incoscienti! Quelli microbi si ammischiano! Voi ci volete uccidere i bambini! Che ce ne frega noi della scuola! La salute è più importante! Arriva il decreto sulla chiusura delle scuole. Non ha chiuso la scuola. Ma chi sono matti? E mo a noi chi ce li deve tenere i bambini? Uè, con te, tu sei un chino de corno, noi andiamo a lavorare, non li possiamo tenere i bambini. Aprite la scuola! Però le mamme italiane, ingegnose dalla notte dei tempi, trovano le soluzioni più giuste e soprattutto più coerenti. I ragazzi delle superiori, già autonomi, sguinzagliati in giro per le città e aggregati nei bar. Dici, dici, e che costi posso fare io? Quelli sono grandi e non è che io li posso chiudere da dietro. Per i più piccoli, scuole medie, la soluzione ha il sapore della genialità. E facciamo così, li facciamo stare lo stesso tutti insieme. Domani mattina li portate tutti a casa mia, dopodomani li portiamo tutti a casa tua e a ruota facciamo il giro delle case, sì. E questo è per i bambini, così non soffrono l'isolamento sociale. I piccolissimi, invece, asilo e scuole elementari, non si sa che fine abbiano fatto, dati non pervenuti, smarriti insieme ai risultati dei tamponi. Ma andiamo avanti. Fino a qualche giorno fa, nessuno voleva che i sudisti residenti al nord rientrassero. Ehi, è una questione di civiltà. Così il virus viene arginato, non cammina. E quello mio figlio ha detto: mamma, io resto a Milano, no? Quella è responsabile assai, sì. E tutti così dovevano fare, che ci vuole un poco di pazienza e questa emergenza deve passare. Arriva il decreto. La Lombardia, zona rossa. Nessuno entra e nessuno esce. Come ho fatto? E mio figlio là deve stare. Scendi, mamma, mo devi scendere. È inaccettabile, stufateci e lebbrosi. No, mamma, ma stai tranquilla, resto qui. L'importante è restare in casa. Anche il presidente della regione ha detto di non scendere. Lascia stare a quello, non lo pensare, che gliene frega a quello. Stanno scendendo tutti, scendi a mamma, il figlio della zia Maria stanotte ha noleggiato una macchina, sta già a candela, la zia sta a fare già le polpettine, mangiano tutti insieme, pure i nonni. Ehi, tu non ti preoccupare del presidente della regione, scendi, ti nascondiamo noi, ti portiamo alla zona di Fasano e ti nascondiamo nella gabbia dei leoni, tra 14 giorni ti veniamo a prendere, tanto è più sicuro lì che al nord. Scendi a mamma, ci è solo tu, l'unico stronzo che deve rimanere là. Devi scendere, che cos'è questa storia che devi contagiare? Non devi contagiare niente. Qua al sud sta l'aria fresca, stanno i venti che si incontrano. Quel virus gira nei venti, ma non si ferma. Scendi. E poi ancora, una coppia scappa da Codogno per non rinunciare alla vacanza in Trentino. Un uomo positivo scappa dall'ospedale e prende un taxi e così via. Italia, italiani, mi piace ricordare che il Sud Italia ha dato i natali ai più grandi pensatori del mondo, Camus,
Telesio, Campanella, Vico, Giordano Bruno. In Italia è nato il Rinascimento. Il primo artista pagato per una sua opera, Giotto, italiano. Il primo intellettuale pagato per il suo pensiero, Boccaccio, italiano. L'Italia è l'unico posto al mondo dove è nata prima la cultura e poi la nazione. Sarebbe utile ricordarseli in questo momento d'emergenza, in cui l'unica cosa che stiamo dimostrando è una grandissima ignoranza, mista ad un inaccettabile egoismo. Non si sa in che punto esatto della storia gli italiani siano diventati degli odiatori seriali. Noi abbiamo sempre bisogno di un nemico. Negli ultimi anni il nemico sono stati gli immigrati. Eppure stanotte la stazione di Milano non sembrava tanto diversa da uno di quei barconi che partono dalla Libia. Poi è arrivato il momento dei cinesi e tutto loro lo portano malati. Ho rotto un cazzo, chi se prima SARS e mo coronavirus. Ma che son merda, quelli si mangiano i pipistrelli. E adesso che il nemico degli italiani sono gli italiani stessi, come dobbiamo fare?